Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi nuovo video in collaborazione con il gruppo Facebook The Colors of YouTube. Come al solito vi lascio in info box sia il link del gruppo Facebook sia i link di tutti i canali che partecipano a questa collaborazione. Il tema di questo mese è le donne in estate. Io tratterò in particolare gli outfit, quindi video outfit, però magari gli altri canali trattano altri argomenti, quindi magari fanno un make-up tutorial, una nail art tutorial, parlano magari di acquisti, di shopping, quindi andate a vedere anche gli altri canali. Io ho scelto di mostrarvi in particolare tre outfit estivi. Sono semplicemente delle mie proposte, sono i miei abbinamenti, però ho pensato di toccare, diciamo così, tre situazioni tipicamente estive e particolari. Una è la classica giornata estiva ma di lavoro, quindi una situazione formale in cui magari bisogna essere freschi perché fa caldo, ma abbastanza eleganti e abbastanza formali. Poi vi farò vedere un outfit da spiaggia, quindi per andare al mare, e poi un outfit per una serata estiva, ma una serata elegante, quindi una cosa, un abito da sera, diciamo. Partirei con quello più formale, che può essere utilizzato per il lavoro, ma anche magari per altre situazioni un po' più formali, e la mia proposta è indossare questi pantaloni, che sono veramente freschi e morbidi perché cadono giù larghi. E per me farvi vedere l'outfit indossato è difficilissimo perché non so come posizionare la telecamera, però farò del mio meglio magari per mettere delle foto, oppure magari a fine video, se riesco a farmi aiutare, vi mostrerò ovviamente le cose indossate. Però per il momento vi faccio vedere gli abbinamenti. Questi sono i pantaloni, sono davvero comodi e freschi, hanno semplicemente l'elastico in vita, poi cadono giù dritti, abbinati con una semplice maglietta nera, che è una maglietta nera a mezza manica con lo scollo un pochino ampio, una maglietta aderente che comunque sta veramente bene con questi pantaloni perché ci sta benissimo. E poi per dare un tocco di luce, di luminosità, io riprenderei il rosso dei fiori sui pantaloni e metterei una collana, questa qua, rossa, proprio per andare a dare luce e colore. Eccola qua, una collana rossa sulla maglia nera con questi pantaloni, così. Ovviamente anche gli orecchini abbinati alla collana. Io in questo caso ho scelto questi che hanno la rosa, sono orecchini rossi. E siccome si tratta di una situazione formale in cui bisogna essere eleganti ma anche comodi, ho scelto delle scarpe basse. Quindi delle semplici ballerine rosse con appena appena mezzo centimetro di tacco con la fibbietta davanti, eccole qua. Queste sono scarpe adatte per quel tipo di abbigliamento e di outfit. E poi ovviamente la borsa uguale alle scarpe. Quindi questa, che è una borsa grande che ha la sua tracolla, perché se si tratta di una situazione di lavoro, magari bisogna portare dei documenti, bisogna portare un tablet, bisogna portarsi dietro qualcosa e quindi deve essere una borsa spaziosa. Outfit da mare. La prima cosa che bisogna indossare quando si va al mare è il costume. Quindi io ho scelto questo bikini arancione con delle striature dorate che fa veramente molta molta luce, che ha il pezzo di sotto tinta unita, ma che riprende la parte sopra del costume con questa striscia qua, così. Quindi questo è il costume che io vi propongo. Scusate, l'ho messo al contrario perché è così, eccolo qua, il costume è questo con il reggiseno uguale a questa striscia.
E poi per andare al mare ci vuole un vestitino fresco, semplice da mettere, da togliere. E io vi propongo questo che è stile Disegual, ma non è originale, però diciamo che riprende un po' i colori. È un vestito che arriva più o meno sopra il ginocchio come lunghezza ed è un semplice vestito con le spalline, fatto così, però è molto colorato, quindi per andare al mare secondo me è assolutamente perfetto e poi riprende anche un po' l'azzurro del mare. Con quel vestito, siccome si tratta comunque di andare in spiaggia, io vi propongo degli zoccoletti di legno rossi perché quel vestito ha comunque una fantasia anche sul rosso. Questi sono gli zoccoletti di legno che io vi propongo per questo tipo di outfit. Hanno il fiorellino così, quindi sono molto sbarazzini, molto estivi e molto freschi. Ovviamente poi non può mancare la borsa da mare. Questa è la mia borsa da mare, amatissima borsa da mare perché è molto vistosa, molto particolare come borsa da mare. Ma mi piace tantissimo e inoltre ci sta un sacco di roba. Arriviamo all'outfit da sera. Dunque, io, pur avendo tanti vestiti da sera, vi propongo un vestito nero che è molto classico, molto semplice, ma perché secondo me l'abito lungo nero va bene sempre, in qualsiasi occasione. Questo è il mio abito da sera per le serate, diciamo, quelle proprio tradizionali in cui ci vuole un jolly, un vestito che vada sempre bene in tutte le occasioni. È un vestito con le spalline, è molto semplice, cade giù proprio a tubino, proprio semplice, semplice, ma poi ha, diciamo, il pezzo forte che è questo spacco molto ampio laterale. Spero che lo vediate, eccolo qua. È uno spacco veramente molto ampio, quindi il vestito solo da una parte, ovviamente lo spacco. Il vestito arriva più o meno fino a metà della coscia, così, e poi si apre in questo spacco favoloso. Quindi questo è un bellissimo vestito da sera che secondo me va proprio sempre bene. Siccome si tratta di un vestito comunque lungo, particolare, io eviterei di appesantirlo con collane o cose troppo vistose e metterei semplicemente degli orecchini eleganti e luccicosi, che sono questi, e che sono molto lunghi perché cadono sulle spalle. Quindi non aggiungerei la collana per fare una cosa più raffinata, terrei l'abito nero lungo con questi orecchini. E poi, per dare un tocco di luce, per dare un tocco comunque di colore e anche per aggiungere qualcosa che non sia troppo classico, sempre nero, sempre comunque troppo spento, vi propongo le scarpe rosse. Quindi abito nero lungo, scarpe rosse con il tacco alto e orecchini con tutti gli strass tipo Swarovski che arrivano sulle spalle. Come borsa io vi proporrei una piccola pochette. Volevo mostrarvene una, volevo farvela vedere, ma credo di averla messa in qualche scatola dentro l'armadio e non riesco a trovarla. Sono sicura di averla, ma in questo momento non ce l'ho a portata di mano. Però comunque una classica pochette tranquilla, non troppo voluminosa, che stia bene col rosso, ovviamente, e con il nero va benissimo. E questo secondo me risolve la serata, perché non vi andate ad impegnare con colori particolari, un semplice abito nero lungo a tubino è proprio un jolly che secondo me va bene in ogni occasione. Queste
sono le mie tre proposte di outfit. Fatemi sapere nei commenti quale vi è piaciuta di più e soprattutto qual è il tipo di outfit che voi portereste più volentieri fra quelli che vi ho mostrato. Vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, andate, mi raccomando, a vedere i video delle altre ragazze, vi lascio tutto in info box e io vi mando un bacio enorme.